Ma non credo si riuscirà a superare questo problema con questo esiguo stanziamento di 1.800.000 euro, perché il problema è davvero importante, con dimensioni significative. Parliamo di circa 60.000 prestazioni che oggi sono in attesa di essere erogate, 60.000 prestazioni che si sono accumulate dal dopo pandemia sino ad oggi. È evidente che questo è solo un tassello per permettere di riaddrizzare il tiro e di tornare ad erogare prestazioni in linea con i tempi. Tuttavia dubito che si riuscirà a risolvere seriamente la questione in tempi brevi. 1.800.000 che è pari allo 0,3% del Fondo Sanitario Nazionale destinato a questa regione, è solo un tassello, lo dico ancora una volta. Tuttavia c'è da chiedersi che fine hanno fatto i 2,5 milioni che erano stanziati dal Piano Nazionale per l'abbattimento delle liste di attesa e che abbiamo scoperto l'altro giorno in Consiglio regionale, che ad oggi sono stati impegnati e spesi appena 50.000 euro di quei 2,5 milioni. Ecco, sono tutte domande che oggi poniamo alla struttura commissariale, al nuovo direttore generale. È evidente che questo 1,8 milioni va nella direzione giusta, va bene in questo caso anche il coinvolgimento dei privati, ma ci vuole uno sforzo comune e ben più importante se si vuole realmente risolvere questo problema. C'è un tema che è tutto politico e riguarda la scelta di calibrare un sistema sanitario sulla cura dei pazienti regionali a fronte di un sistema che oggi è completamente sbilanciato rispetto alle esigenze di utenti di fuori regione. Dopodiché il tema è che la politica sanitaria incrocia anche quella di bilancio. Il primo atto politico della giunta regionale è quello di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, non per realizzare più strade, per offrire più servizi, ma per ripianare debiti in massima parte prodotti dallo squilibrio sanitario, e la scelta che si compie è quella di farlo aumentando l'IRPEF ai ceti medio-alti. Questo da questo punto di vista è una scelta che noi contestiamo ed è un motivo in più per rendere assolutamente trasparente, costante e quotidiano, lo ripeto, il monitoraggio sull'attività di struttura commissariale, giunta regionale e azienda sanitaria. Ci si lamenta di un debito che però hanno accumulato gli stessi soggetti che oggi pensano di metterlo, di risolverlo aumentando le tasse ai cittadini molisani. Quindi il problema è non che ce ne siamo accorti tardi, ma noi ce ne siamo accorti per tempo, ma purtroppo chi aveva la responsabilità istituzionale e politica di intervenire per correggere il tiro probabilmente si è distratto. Non è previsto il tetto di spesa per le prestazioni salvavita per tutti i cittadini, il che è una cosa sacrosanta, a condizione che si chiarisca quali sono le prestazioni salvavita, perché non vorremmo che sulla parola salvavita si creassero degli equivoci e quindi qualcuno potesse fare il furbo. Quindi chiediamo che venga specificato quali sono le prestazioni salvavita a scanso di equivoci, per evitare l'ennesimo intasamento di ricorsi giurisdizionali. E poi c'è il tema invece della remunerazione delle prestazioni senza limite di spesa per gli utenti di fuori regione, che è sancita da alcune pronunce della giustizia amministrativa, ma chiama in causa una responsabilità attuale del decisore politico che deve, a nostro avviso, rivedere il riparto del budget per gli utenti regionali e per gli utenti di fuori regione. In parole povere, perché mi rendo conto che sono questioni tecnicamente molto complesse e di difficile, diciamo, comprensione. Il tema è: il sistema sanitario della regione Molise risponde all'interesse degli utenti molisani o degli utenti di fuori regione, magari per in qualche modo creare le condizioni per privati che operano in materia sanitaria? A nostro avviso il sistema va calibrato e ricentralizzato sulle esigenze e sui bisogni assistenziali dei pazienti molisani.